L'invasione del Libano era nell'aria da mesi, come risposta definitiva di Israele alle saltuarie offensive che le forze palestinesi, assestate nel sud del paese, conducevano contro i villaggi israeliani della Galilea. Scatta l'operazione definita da Begin Pace in Galilea, con l'impiego di carri armati, paracadutisti, truppe da sbarco, lungo un fronte di 60 chilometri. Le fragili forze dell'ONU, i caschi blu, cui era affidato il compito di controllare l'estrema fascia meridionale del Libano per tenere separati i tradizionali nemici, non sono in grado nemmeno di tentare l'arresto dell'avanzata israeliana. E l'esercito di Sharon, una macchina da guerra tra le più potenti e meglio equipaggiate del mondo, superato il Litani, attaccando in tre direzioni, penetra in territorio libanese per 45 chilometri. L'antico castello di Beaufort, roccaforte degli avamposti palestinesi, è la prima posizione occupata. Lo stesso Begin lo consegna all'ex maggiore libanese Haddad, l'uomo che da 4 anni è alleato di Israele e padrone con i suoi uomini dell'enclave cristiana del sud del Libano. Glielo consegna come un dono personale e gli dice abbracciandolo: Beaufort è tuo, te lo regalo. Poi le colonne corazzate israeliane procedono verso Nabatieh, Jezzin, Tiro. A Sidone si combatte casa per casa, mentre la città viene bombardata dal cielo e dal mare. E così a Damour. Mentre tra israeliani e siriani si scatena una battaglia aerea nei cieli della Bekaa, nella parte settentrionale del Libano. Il mondo intero è in allarme.